Sono qui per parlarvi del libro che ho curato, La mia campagna di Russia, scritto da Pietro Colli. Pietro Colli è mio nonno e ha scritto durante la campagna di Russia dal 41 al 43, quindi Kir e Armir, un diario proprio mentre si trovava al fronte. In particolare, l'originalità di questo diario che sua moglie, mia nonna, mi ha donato nel 2003 è il fatto di essere stata scritta non dopo la campagna, ma durante, e soprattutto da una persona che non ha vissuto se non minimamente la prima linea, ma invece si trovava nelle retrovie, proprio nei pressi del comando Sir a Stalino, che poi altri non è che l'attuale Donetsk, che noi sentiamo ogni giorno al telegiornale. Quindi è un documento che testimonia al contempo la gioia di vivere di quei ragazzi che comunque non erano volontari, ma alternavano momenti di serenità a momenti in cui la morte si affacciava proprio sopra le loro non case ma luoghi di rifugio. Per cui trovo questo documento molto interessante perché scritto durante l'esperienza, un'esperienza che poi lo ha segnato per tutta la vita, tant'è che con un anello ricavato da un libro lui ha indossato questo anello per tutta la vita fino a quando poi è mancato e lo conservo ancora io. La cosa molto interessante è anche come lui ha descritto questa esperienza in maniera anche fluente nel diario, ma negli anni della sua vita in cui non ne parlava con nessuno se non per mia fortuna con me, raccontava invece una versione molto molto più adatta alle persone che avrebbero potuto comprendere.